Una Puglia che si racconta a 360 gradi, presentandosi ai visitatori della Bit di Milano con un bagaglio infinito di tipicità, di bellezze storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche e molto altro ancora. Una terra contenitore di eccellenze riconosciute in tutto il mondo, una regione per scoprire la quale uno stand di 300 metri quadri, quello messole a disposizione nella kermesse milanese, certamente non bastano. Un solo assaggio, però, sufficiente a incuriosire il visitatore, invogliandolo a farvi visita quanto prima. Ad accompagnare gli espositori pugliesi alla rinomata Borsa del Turismo Internazionale Puglia Promozione. Obiettivo principale, spiega il direttore generale Giancarlo Piccirillo, puntare sui mercati esteri in considerazione dei recenti importanti successi riscossi a livello mondiale, ambiti apprezzamenti riconosciuti dalla National Geographic, da Lonely Planet, che hanno inserito il tacco d'Italia tra le top travel destination del 2014, insieme al Messico e all'India. Noi siamo venuti in Bit quest'anno con gli operatori turistici, è la prima volta che lo facciamo. Questa è una borsa del turismo, per cui l'orientamento di questo evento è portare i nostri operatori, i nostri tour operator a incontrare la domanda. Certo, questo lo facciamo unito alla nostra capacità, che è tutta pugliese, di offrire interazione, di offrire la possibilità, attraverso anche dei giochi, di poter entrare nel territorio, sperimentarlo, interagire con il territorio, con i suoi sapori, con show cooking, con una passeggiata in bicicletta o con il mondo dei social network nei quali la Puglia è fortemente presente. Una Puglia forte di numeri, di turisti che ogni anno costantemente affollano la nostra bella terra alla scoperta delle sue innumerevoli pregiate peculiarità, spiega l'assessore regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Silvia Godelli. Abbiamo specializzato la presenza perché è tutto B2B, cioè contratti di affari. I dati li abbiamo già resi noti perché noi abbiamo ormai un sistema automatico che raccoglie durante la presenza dei turisti, dei viaggiatori, i dati relativi ad arrivi e a durata del loro soggiorno. Abbiamo 13 milioni di notti, 13 milioni di presenze, vuol dire di nottate passate negli alberghi, e oltre 3 milioni di turisti. Questi sono i dati sull'85% delle strutture ricettive, quindi il totale ovviamente è parecchio di più. Di questi 20% di provenienza internazionale.